Mi chiamo Evelyn, ho 28 anni, vivo a Los Angeles. Ho queste escrescenze sulle orecchie, sono cheloidi. Ce li ho da circa 10 anni. Mi fanno male. Sono comparsi la prima volta quando mi sono fatta il piercing alle orecchie. Li odio, sono orrendi. Prima dei cheloidi facevo tante cose, avevo una vita piena. Lavoravo in un negozio di informatica. Non mi piace il mio aspetto fisico, così evito di andare dove c'è tanta gente. Non vado più alle riunioni di famiglia perché non voglio farmi vedere dagli altri. Nessuno sapeva neanche che fossi incinta. Tanti miei familiari non lo sapevano. Mi sembra di sprecare tanto tempo prezioso da dedicare ai miei figli. Mio figlio ha 3 anni e non lo porto in posti dove molto probabilmente si divertirebbe perché non voglio farmi vedere dagli altri. Mi sono fatta togliere i cheloidi in passato, ma il medico che mi ha operato non mi ha mai detto che potevano tornare. Prego, si accomodi pure qui. Sono ricomparsi dopo qualche mese. Sono stata operata 3 volte a un orecchio e 2 volte all'altro. Dopo ogni operazione tornavano puntuali, ancora più grossi di prima. Ogni volta mi hanno promesso che non sarebbero tornati e invece eccomi qui, 4 anni dopo, allo stesso punto di prima. Questo è l'ultimo tentativo che faccio. Se non funziona neanche questa, passerò tutta la vita chiusa in casa. Ciao, buongiorno, come stai? Tutto bene. Piacere di conoscerti. Piacere mio. Cosa ti porta qui oggi? Vedo un amichetto. Sì. Oh, mamma, quello ti piega l'orecchio. Sì, esatto. Saprai già che sono cheloidi? Sì, non sono una novità per me, perché li ho già avuti. Ok. Questi ce l'ho da circa 4 anni. Sono quasi 4 anni. Ok. Mi sono fatta il piercing alle orecchie e sono comparsi. Ero ancora minorenne, quindi sono andata dalla pediatra. Sì. Mi ha detto che li potevo far rimuovere. E io ho accettato, ma poi sono ricomparsi. Ed erano diversi da prima. Sono cresciuti sui punti? Sì, esatto. Ok. Mi sono fatta operare di nuovo. È successa la stessa cosa. Sono stata operata una terza volta e ora sono così. Ogni volta la situazione peggiora? Sì, sì. Sì, ho capito. Molte persone hanno una predisposizione genetica verso i cheloidi. Non è raro vederli comparire sulle orecchie. Capita soprattutto quando si perfora la cartilagine. È un rischio che si corre. Io direi che se un vostro familiare ha avuto i cheloidi dopo un piercing, forse è meglio pensarci bene. Sto controllando quanto sono attaccati all'orecchio. Sì. La cosa positiva è che non sento cheloidi all'interno dell'orecchio.